8 milioni per 8 progetti per 8 comuni dell'entroterra teramano. Rilanciare il territorio dopo sisma e Covid unisce indissolubilmente i sindaci della montagna. Gli amministratori fanno rete e si concentrano su un unico grande obiettivo di ripresa che chiamano Gran Sasso Outdoor e Benessere. C'è entusiasmo e grinta tra gli 8 primi cittadini che puntano sul recupero della sentieristica, dei vecchi mulini, di chiese ed eremi. Il progetto coinvolge i comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio Alvomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia, comune capofila Colledara. I progetti di rilancio che abbiamo messo in essere con tutti i comuni dell'area omogenea numero 3, quindi del cratere sismico 2009, riguardano soprattutto interventi di tipo materiale sulle nostre riserve naturali che abbiamo e sulla zona del parco, quindi percorsi ciclopedonali, parchi attrezzati, quindi tutto quello diciamo rivolto al turismo più naturalistico. Oltre a questa parte materiale, quindi di opere, ci sono anche una porzione di interventi che riguarda la parte immateriale, quindi parliamo anche di promozione del territorio e stiamo mettendo da parte delle piccole somme da poter destinare anche a chi volesse investire sul nostro territorio, quindi anche dei piccoli finanziamenti da parte dei comuni per invogliare soprattutto i giovani, soprattutto in questo periodo, a rimanere e a continuare a investire sui nostri territori. Questi progetti sono il famoso 4% della ricostruzione privata del cratere sismico 2009, quindi sono quei soldi cosiddetti i soldi del bando Restart, proprio specifici per la ripartenza dei nostri territori. Il Comune dell'Aquila è stato in questi anni uno dei più grandi fruitori di questi fondi e adesso stiamo arrivando anche noi con un po' di ritardo. Il progetto di rilancio della montagna teramana Gran Sasso Outdoor e Benessere è dunque finanziato con i progetti integrati a favore dello sviluppo turistico dei comuni del cratere sismico 2009. Soldi già disponibili che sono una boccata di ossigeno soprattutto per quei comuni più piccoli ed isolati come Tossicia. Noi abbiamo a disposizione grandi investimenti da poter riversare nei nostri territori. La chiave forte dei nostri territori è il turismo, quindi intendiamo riversare queste risorse proprio per la progettazione di un recupero che possa portare ad un aumento del turismo, soprattutto in un periodo così particolare. Le idee sono molte, abbiamo progettato insieme a Tossicia con gli altri comuni facenti parte del sisma del cratere sismico 2009, quindi abbiamo pianificato tutta una rete di recuperi, ad esempio di sentieristica, piste ciclabili, insomma tutto ciò che possa favorire quello che ad oggi è il turismo itinerante.